e per me è un onore essere qui a presentare la città di Frosinone in questa bellissima commemorazione. Ricordiamo una data 8 settembre 43 che ha costituito uno spartiacque nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Da quel giorno cambiò tutto, soprattutto per i nostri territori. Quelli che erano alleati diventarono nemici e quelli che erano amici diventarono alleati. Quindi il sud della provincia di Roma, la Cesaria, le zone della ricosta della Campania, che fino a quel momento erano state toccate solo marginalmente dal conflitto, furono devastate. Frascati subì la devastazione, soprattutto in termini di danni romani più gravi, sicuramente. Frosinone fu toccata qualche giorno dopo, l'11 settembre, che è la data che poi è diventata tristemente famosa all'inizio di questo millennio per un attentato molto più grave. E noi, infatti, nella nostra città ricordiamo questa data che ha avuto, vi racconto un piccolo episodio, la devastazione di Frosinone ha avuto un impatto molto minore dal punto di vista di perdite umane, perché purtroppo c'era stato prima il bombardamento di Frascati e quindi la cittadinanza era stata allertata del fatto che i bombardieri avrebbero potuto toccare le città più strategiche. Il Frosinone è un punto di collegamento fondamentale tra Roma e Napoli. Di conseguenza la cittadinanza era tutta fuggita, tant'è vero che si contarono poche decine di morti, nonostante ci furono oltre 50 bombardamenti che erano visibili anche dai comuni vicini. Dai racconti degli anziani e delle persone che hanno vissuto quei momenti possiamo ricordare che nei paesi più alti a livello sul livello del mare si potevano vedere i bagnoli dei bombardamenti che avvenivano sul fondo. Quindi abbiamo vissuto da vicino la stessa tragedia che è capitata a Frascati. Frosinone ha subito più danni, quindi il comune da Bologna che ha subito più danni in tutta Italia con la Seconda Guerra Mondiale, quindi è stato veramente distrutto per due anni. Sono importantissime queste commemorazioni e mi fa piacere che Frascati la faccia ogni anno, perché come diceva appunto il commissario prima di me, è importante non dimenticare, perché le nuove generazioni che hanno subito semplicemente sentire dei racconti gli orrori, le cose negative della guerra, ma è comunque anche gli stessi errori di commentare con gli stessi passati. Un saluto.